e quindi spero che sarai uno stimolatore di questa, di un'iniziativa, al di là di questo, che porti tutto il territorio a chiedere alla regione un forte investimento in Europa per l'Astigiano, per l'Anghem, un frattore patrimonio dell'umanità. Noi ti ringraziamo Giorgio per essere venuto a Castel Ferro l'ennesima volta, quindi guardavo le date, quindi ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto qualche lotta assieme, questo progetto tu l'avevi già impostato, se ti ricordi anni fa, in Parlamento, quindi nel discorso io sono convinto che la strada sia questa giusta, non demordere mai, non arrendersi mai, i sogni sono quelli ma sono l'anima poi la vita, sono quel traguardo che non può avere.